Ciao ragazzi, bentornati su Climax. Allora, sono in sessione. Dopo un po' sono riuscito a ritagliarmi 3-4 orette per venire a pescare. Sono all'interno del mio comune, quindi non ho avuto molta scelta e sono nel nostro amato Naviglio. Sono da solo perché, ovviamente, come anticipato nel video precedente, Max per un breve periodo per motivi di lavoro si assenterà, appunto, e ma ritornerà presto, quindi non preoccupatevi. E nel frattempo, quando posso, verrò io a fare qualche piccola sessione. Oggi in realtà, come dicevo, era un po' per evadere da casa, dalla routine, quindi sono riuscito a, come dicevo, ritagliarmi questo tempo per passarlo qui. E con l'occasione per parlarvi un attimo di quello che faremo quest'anno, quello che cercheremo di fare quest'anno, e niente, in modo tale che, appunto, vi spieghiamo un attimo quelle che sono le nostre intenzioni e i nostri obiettivi. Oltretutto, ovviamente avendo ora il dipper nuovo, vi do un piccolo accenno su le novità, insomma, ma più che novità vorrei un attimo, siccome in tanti ancora ci chiedete informazioni riguardo al dipper, magari vi farò vedere un attimo, ecco, l'app nuova e come funziona, tutto qua. Oggi sarà difficile prendere un pesce, se sono fortunato prenderò un pesce gatto, però non importa, oggi mi interessava stare qui, appunto, 3-4 ore in tranquillità e basta. Oltretutto, come al solito, c'è sempre una bella giornata quando decidiamo di andare a pescare, quindi speriamo anche che il tempo regga, che non venga a piovere e basta. Bene ragazzi, vi mostro un po' dove sono e come al solito guardatevi il video. Allora ragazzi, vi mostro un attimo come mi sono organizzato, come mi sono messo. Allora, che questo posto è molto bello, però c'è questa sponda un po' alta, come vedete le canne le ho messe qui sopra, e la fortuna è che qui ci sono dei gradini in cemento che appunto mi consentono poi di terminare il combattimento più vicino all'acqua e ad inguadinare, diciamo, più comodo. E questo è il posto. Sempre un tratto del fiume del Naviglio, Naviglio Brenta. Faccio vedere un po' com'è la zona. Qui si passa attraverso gli alberi. Però è un posto abbastanza tranquillo, molto carino, perlomeno a me piace moltissimo. Per dire la verità, non ho mai fatto grandi pesci qui, sono sincero, però qualche carpetta c'è. Come al solito, canne, guadino, culla, tutto pronto sempre. E bene ragazzi, spero di riuscire a prendere almeno una carpetta, però ripeto,
anche se non dovesse succedere non importa, bastava venire qui un paio d'ore in tranquillità. Allora ragazzi, vi parlo un attimo del nuovo dipper, il dipper Chirp. Cos'è cambiato? Allora, dal precedente hanno, a parte il colore, che questo qui è verde, mentre l'altro era nero, diciamo che è sempre lo stesso dipper come, diciamo, estetica, non cambia nulla, anche come alimentazione è sempre uguale. E la differenza che ha è che hanno migliorato notevolmente quello che è il segnale e la portabilità. Quindi mentre il Pro Plus alle volte succedeva che magari mentre si stava facendo la sessione di ecoscandaglio, succedeva che magari c'erano dei piccoli blocchi dove si interrompeva un attimo l'immagine e poi riprendeva. Ecco, con questo ho potuto vedere che non succede. Questo perché hanno cambiato anche l'applicazione, non è più l'applicazione per i possessori di Dipper Pro Plus, quelli che lo hanno e hanno già l'applicazione, hanno cambiato l'app. Ora c'è un'app nuova, si chiama Fish Dipper, Fish Finder, un attimo che non me la ricordo, la vedo un attimo, che non voglio dirvi una cosa per un'altra, si chiama Fish Dipper, comunque eccola qui. Questa è l'applicazione e non è più la Dipper Smart Sonar. Questa applicazione che hanno fatto praticamente è simile all'altra, ma anche qui secondo me l'hanno migliorata notevolmente. Come potete vedere cambia l'interfaccia, quindi rispetto all'interfaccia che c'era prima, questa è decisamente diversa. Mantiene sempre alla sua sinistra la parte del GPS, quindi potete sempre vedere la mappa GPS a sinistra, potete anche toglierla, quindi dipende da voi appunto se preferite averla o meno. E in alto a destra sulle impostazioni c'è la modalità come nell'altro dipper, sempre da pesca, dal ghiaccio, dalla barca, con la canna, quindi avete sempre le varie modalità. E avete sempre la fase, diciamo, base non elaborato, che nell'applicazione precedente mi sembrava forse dettagliata e standard, e poi avete l'angolo della lettura, che qui avete lo stretto, il medio e l'ampio, mentre nella versione precedente del dipper c'era solo il cono stretto e il cono ampio, quindi avete una, diciamo, una via intermezza. Sempre l'accessibilità, sempre l'icona pesci, quindi e anche la dimensione del pesce, quindi potete selezionare, diciamo, che pesce volete che lui vada a farvi notare. Il dipper io e Max lo usiamo più che altro per vedere il fondo, quindi capire un attimo dove stiamo pescando, non tanto per i pesci, anche se ok, ve li segnala se volete, perché potete sempre comunque toglierla quella modalità, però diciamo che l'utilizzo del dipper per quello che ci riguarda è più che altro capire dov'è il fondale e gli spot, quelli magari più proficui rispetto ad altri. Quindi ecco, tenete presente che allora per quanto comunque sia diciamo attendibile la lettura che fa, consiglio personale, basatevi più che altro su quello che è la lettura del fondale più che sui pesci. Poi per il resto in alto a sinistra avete sempre la parte dove c'è la cronologia, dove potete scaricarvi le mappe, il meteo, le preferenze, andate a modificarvi un paio di cose, tipo l'unità, i gradi, la lingua, insomma andate un attimo ad impostarvi il vostro setup che preferite, e poi basta. E di default avete al centro, sopra avete l'ora, la percentuale di batteria sia del telefono sia del dipper, e poi la profondità e i gradi centigradi. Quindi avete sempre tutte le informazioni che vi dava comunque l'altro dipper, con un'app che l'hanno decisamente migliorata.
per chi non l'avesse provato, per chi non avesse il CIRP, quindi ha ancora il Deeper Pro Plus, vi consiglio comunque di usare quest'app, perché io l'ho provata anche con il Deeper Pro Plus e ho visto che va comunque meglio rispetto all'altra. Quindi anche per chi non ha il CIRP, quindi per chi non ha questo Deeper qui ma ha il vecchio, quindi quello, quello nero, usate comunque l'app, quella nuova, perché va meglio, va decisamente meglio e ha molte meno interferenze e, vi ripeto, siete un po' più tranquilli, ecco. Quindi questo è un po' il contesto. E noi ovviamente ringraziamo ancora la Deeper perché ci ha inviato appunto questi Deeper, che già noi ci fanno veramente un'utilità pazzesca, noi come penso anche molti di voi. So che molti potrebbero dire ma basta fare il plumbing col piombo, la vecchia maniera non si fa più. Allora è vero che capire il fondale con il piombo, quindi fare il plumbing eccetera, ovvio che ti aiuta a crescere, perché sicuramente vai ad imparare una cosa che è manuale, quindi è una cosa che devi sentire te, mentre con il Deeper lanci il Deeper in acqua e ti dà già la lettura di tutto. Ragazzi, è una comodità, quindi diciamo, vedetela un po' così, è una comodità sicuramente molto più utile che vi semplifica la vita, quindi questo è poco ma sicuro. Sapete che lanciate e vedete già com'è il fondo. Ripeto, è una comodità, è un modo per scavalcare un passaggio, quindi ripeto, a noi fa molto comodo, lo usiamo spesso, perché anche tante volte io vado a vedere magari degli spot nuovi eccetera, mi porto con me la canna e il Deeper e è un attimo, insomma, si guarda, si vede se c'è profondità, se non c'è, se ci sono alghe, se ci sono erbai, quindi ci si fa già un'idea del posto in cui si va a pescare, quindi è sicuramente molto comodo. E basta ragazzi, quindi questo era un piccolo accenno sul nuovo Deeper. Non c'è molto da dire perché, ripeto, non è cambiato, non sono state cambiate grandi cose, ripeto, a parte l'applicazione, ma è diversa, ma concretamente è la stessa, diciamo che è solo migliorata, non ci sono state molte altre modifiche. La cosa bella è che hanno fatto questo Deeper con tutte le migliorie rispetto al precedente, quindi sicuramente molto meglio. Allora ragazzi, siccome poi ci chiedete, vi faccio vedere come sto pescando oggi. Quindi sto usando la CM2 abbinata alla fruttuna della mainline e la wafter, un innesco bilanciato e affondante, quindi ho fatto questa cosa qui, e ho due inneschi poi con uno le Benoffi e uno le IB Essenze, sempre col chicchino di mais, quello finto. E basta, questa è il rig, line rig semplice, e questi sono gli inneschi appunto che sto usando. Non sto facendo inneschi doppi a parte appunto quello lì, perché comunque non credo che in questo periodo una doppia del 20 o 20-30 insomma sia efficace, quindi sto usando comunque degli inneschi, diciamo, piccoli, solo su una canna. Ho variato facendo un omino di neve, insomma. Niente, per ora ancora niente, ma lo sapevo, e niente, speriamo che prima che vada via riesca a prendere qualcosa. E basta ragazzi, continua a far freddo, fa molto molto freddo.
Allora ragazzi, vi parlo un attimo di quello che io e Max vorremmo fare in questo 2021. 2021 che non sarà sicuramente un anno facile, anzi sarà un anno difficile ancora, con parecchie incertezze, quindi viene anche difficile alle volte trovare lo spunto, trovare appunto qualcosa per poter creare un video, un contenuto. Noi fortunatamente la base dei nostri video sono appunto per cercare di informare, aiutare, quindi sostanzialmente, come in questo video che sarà un cappotto clamoroso, non ci importa di fare appunto il pesce, quindi noi miriamo sempre a darvi un'informazione e una forma di aiuto. Quindi in questo anno qui tenendo conto che di tempo ne avremo comunque poco, tenendo conto che ripeto sarà un anno pieno di incertezze, sicuramente argomento self-made quest'anno non lo approfondiremo per quest'anno, salvo che nel corso dell'anno poi non cambiano delle cose, quindi magari ci riesce più facile, però il self-made lo facciamo da Max, in questo momento da Max non si può andare e comunque c'è sempre questo limite orario di sera, quindi ci viene veramente difficile anche trovarsi. Quindi argomento self-made per quest'anno non lo approfondiremo, continueremo con l'attrezzatura che abbiamo. Se ci riusciamo ci troveremo semplicemente per farci magari un paio di chili, 2-3 kg del Mix Climax giusto per averlo per l'innesco. E però diciamo quest'anno si pensava anche di evolverlo ancora, ma ripeto preferiamo sfruttare forse quel poco tempo che avremo per fare video, per farli in pesca ovviamente. Quindi argomento self-made sapete che quest'anno lo lasceremo un attimo lì dov'è e basta. Continueremo a pescare ovviamente col nostro mix, il CM1 e il CM2, e non potendo approfondirlo eccetera, quest'anno ci affideremo a qualcosa di ready made. Visto che le abbiamo provate, visto che le abbiamo già provate, abbiamo avuto i risultati, continueremo ad usare le mainline, le wafter, e ora vediamo, eccole qui, quindi continueremo a usare le wafter della mainline, visto che abbiamo visto che sono boilers che ci hanno dato diverse soddisfazioni, quindi questo sicuramente sarà un'esca che continueremo a usare per tutto quest'anno. E poi volevamo un attimo cercare di fare un saltino di qualità in merito a tutti quei piccoli accorgimenti che magari finora non abbiamo dato peso. Cosa voglio dire? Vi faccio un esempio. Anziché dippare la boilies poco prima di lanciarla, queste volte le prepariamo prima, quindi le imbeviamo di go, come avrete visto in qualche video con gli infuza, dippando le boilies, facendole imbevere bene, quindi poi una volta che sono in acqua sono già belle cariche e lavoreranno come devono lavorare. Fino a prima questa cosa non la facevamo, ci limitavamo semplicemente a buttargli il goccino sulla boilies e lanciarla, cosa che comunque pensandoci un attimo è poco proficua, perché comunque poi va via. E poi approfondiremo meglio il discorso dei rig, quindi come sapete tra me e Max, a me non piace, invece a Max piace fare rig, quindi quest'anno mi metterò anch'io a fare qualche rig migliore sicuramente, e cercheremo di avere quell'accortezza nei rig che magari alle volte ti fa catturare. Cosa voglio dire? Magari il spezzone morbido alla fine, usare magari qualche fluorocarbon, quindi fare magari quelle montature che magari in quell'occasione ti fanno prendere quella carpa, un po' come gli ami. Recentemente abbiamo fatto un post riguardo i Kamakura, perché sarà uno degli ami che andremo a utilizzare anche quest'anno. Il Kamakura, molti abbiamo visto qualche commento che del tipo sì, sono ami che durano una volta e via. Sì, sono ami concepiti perché quando tu vai in quel posto e devi prendere quel pesce, sai che quando inneschi quell'amo, il pesce lo prendi, l'amo lo butti via poi, ma il pesce lo porti a guadino. Quindi sono ami concepiti per non sbagliare
quella calata, quel lancio, quindi quando la carpa va a mangiare sicuramente si andrà alla mare, quindi anche usare questi ami qui, tutte queste piccole, diciamo, accorgimenti che magari non davamo molto peso prima, quest'anno cercheremo di dare più peso a queste cose. Stiamo cercando anche di attrezzarci, insomma, di anno in anno andiamo avanti ad attrezzarci sempre meglio, quindi ad avere comunque delle comodità in più, e quest'anno punteremo molto sulle cave, quindi abbiamo già qualche cava in mente per andare a fare qualche sessione. Cave nuove che non abbiamo mai portato nel nostro canale, le vedrete spero nel corso di quest'anno, ci stiamo già organizzando e continuerete a vederci a Bagaggiolo, perché a Bagaggiolo ci sono le carpe grosse e noi dobbiamo riuscire a prenderne qualcuna, perché le abbiamo viste, e quindi ci vedrete fare ancora sessioni a Bagaggiolo e Bagaggiolo, quindi delle cave, qualche lago sicuramente come Ticket Lake e ovviamente anche nel fiume. Il fiume, magari l'unico problema del fiume è che come adesso venire 3-4 ore e senza pasturazione e sperare di far pesce è, diciamo che è una bella ambizione, quindi nel corso di quest'anno cercheremo di affrontare appunto magari posti dove faccio un esempio, un lago, una cava dove sappiamo che comunque il pesce c'è, e anche se la difficoltà magari sarà alta per prendere il pesce, comunque preferiamo per quest'anno fare sessioni di questo tipo. Andremo comunque nel canale, quindi sicuramente faremo qualche sessione anche qui nel Laviglio, nel Brenta, quindi qualcosa faremo sicuramente. Tutto, ragazzi, in base ovviamente al tempo e in base a come andrà quest'anno. Speriamo sia un anno dove questo virus vada sempre calando, quindi dandoci la possibilità di essere liberi. E basta, ragazzi, questo è un po' quello che cercheremo di fare. Continueremo a portare avanti anche la Climax Zone, quindi tutti i contenuti della Climax Zone li porteremo avanti, abbiamo già dei video progettati e ovviamente dobbiamo trovarci per farli, quindi continueranno anche quei tipi di video lì della Climax Zone. E non so se avete fatto caso, ultimamente stiamo caricando anche dei micro video su Instagram. Questi micro video su Instagram sono, anziché magari fare il post, la storia, abbiamo aggiunto anche questi piccoli video, durano un minuto e mezzo, due al massimo, dove magari mostriamo qualche nostro prodotto che abbiamo, quindi facciamo vedere appunto magari qualche procedimento come va fatto, insomma qualche passaggio con i dip, con i go, con i look della discharge, quindi ecco, sono dei micro video mirati un po' a quello, a mostrarvi un po' quello che abbiamo, un po' come funziona, quindi tutto qua. Bene, ragazzi, la sessione prosegue e speriamo che si faccia avanti qualche carpa. Nel frattempo io sono qui che aspetto. Bene, ragazzi, la mia sessione si conclude qui. Ovviamente non ho preso pesci, ma lo sapevo, ero venuto convinto di non far pesce, ma mi interessava appunto venire qui 3-4 orette per non pensare alle solite cose, quindi va bene. Questo video era più che altro per accennarvi e mettervi a conoscenza appunto di quello che avremo fatto quest'anno, quello che abbiamo intenzione di fare quest'anno, sperando che vada tutto bene e che non ci siano situazioni avverse che ci ostacolino, però cercheremo sempre di andare avanti comunque. Sia io che Max ovviamente vi ringraziamo perché ci scrivete sempre in tanti sui social, quindi ci riempite sempre ogni giorno di messaggi. Io e Max siamo contenti, perdonateci se non riusciamo sempre a rispondere
magari in tempi brevi, ma ovviamente tra un lavoro, una cosa e l'altra, non è sempre possibile rispondere subito, però come vedete cerchiamo sempre di rispondere. Sotto in questo video, per chi ancora non fosse a conoscenza, troverete i nostri contatti, i nostri link, quindi sia la mail, sia Instagram che Facebook. E niente ragazzi, vi ripeto, vi rinnovo appunto grandissimo grazie, sia da parte mia che da parte di Max. E basta, noi adesso, un attimo che sto passando in mezzo alle rame, e ci si vede al prossimo video, e probabilmente sarò ancora da solo e vedremo un attimo se riuscirò. C'è un video ancora che dobbiamo caricare, ma lo caricheremo dopo di questo, già fatto prima, quindi vedrete un video già stato registrato qualche mese fa. Bene ragazzi, detto questo io vi lascio, vi do appuntamento al prossimo video, spero che sia stato di vostro gradimento anche se non avete visto nessun pesce, e ci si vede al prossimo video. Ciao ragazzi!